Ciao a tutti ragazzi, io sono Fengsy. Come avrete letto dal titolo, oggi andrò a fare un'altra sfida, una challenge, cioè ogni volta che perderò dovrò mangiare una polpetta. Mi sono già vestito elegante perché a fine video probabilmente morirò e quindi mi portano direttamente al cimitero. Quindi io direi di partire immediatamente e di sperare di non morire. No, dai, non ci credo. No! Non è possibile! Tra l'altro sono rimaste salvate le morti dell'altra volta, ma facciamo finta che sia partita da zero adesso. Vedete, no? Io lo sapevo che dovevo scegliere un gioco diverso. Lo sapevo! Lo sapevo! Vai! Ok, non mi ricordo. Porca di quella. Che sono morto già 4 volte. Oggi io muoio, ok? Oggi muoio. Porca. Dove devo saltare? Porca di quella. Oh. Dove devo saltare? Ah sì. Non sto scherzando, eh. Non so dove devo saltare. Cade tutto. Ok. Fermo che mi soffoco. Ok, non mi ricordo niente. Devo saltare dall'altra parte. Ma vigliacca terra, oh, vigliacca di quella terra infuocata. Ma vaffan. Madonna, ma quello era il pezzo impossibile? No, ragazzi, qua ci muoio 26 volte ancora. Ma va a cagare, va. Ma porco di qua. Ragiona! Ma vai a cagare in mezzo alla prateria. Hai presente Spirit? Ecco, corri insieme a lui e cagate insieme. Ok, adesso no? Se io salto, c'è il cubo che mi fa cadere e muoio. Quindi, secondo me, devo scendere senza saltare quando non ci sono sti cosi, ma è impossibile. Sono costantemente là. Scusate. Ok, ti prego, portami quella barca, ma ti muovi, oh! Ma va a cagare, va! È tutta un'incognita. È un'incognita e si vede che è un'incognita. Ma dove cavolo vado? Allora, se ci sono quelli in mezzo, tu devi saltare per superarli. Ma se li superi, ci sono le spine. Dimmi come devi fare. Ci sono le mod, i trucchi? Così volo, cosa devo fare? Quando mi è venuta in mente sta cosa, boh. No, non ci credo. Dove vai? Ragazzi, non ci posso credere. Non si può passare. Basta, non ci sono altre spiegazioni, plausibili o no. Calmiamoci tutti. Calmiamoci! Io non mi calmo! Io non mi calmo! Dato che sto mangiando da un'ora polpette, basta, no? Questa è la volta buona, me lo sento. Allora! No, non ci credo. Gioco di merda! E poi si blocca. E poi si blocca. No!
non le sto contando perché se conto e mangio allo stesso tempo cado di testa proprio, prendo tipo un infarto. Ma la cosa più triste di tutto è che sono ancora al primo livello. Ma va a cagare, va a cagare. Sto per vomitare. Ma basta. Sto per morire tantissimo, ragazzi. No! Madonna, sto esplodendo. Fatemi andare avanti almeno. Almeno quello. Almeno vai a cagare. Almeno quello. Almeno quello. Sto perdendo la pazienza. La sto perdendo. No. Pure all'inizio adesso. Per curiosità, proviamo a fare i primi livelli. Proviamo così, il primo livello. Perché mi sta iniziando a venire il dubbio che io non sia... Non mi ricordo. Passo sotto. Torniamo, siamo tornati al livello l'ultimo che abbiamo fatto. Provo ancora 2-3 volte e poi va, raga. Tutta la buona volontà, io sto morendo. Non è umanamente possibile mangiare quante, non lo so neanche, poi nel montaggio ve le metterò. Vigliacca ladra, hai capito? Hai capito? Vigliacca ladra, di quella ladra marcia che ha dei problemi intestinali. E li avrò io i problemi intestinali. Non mangio mai più per un anno. Ok, un culo. Ok, ok, un culo. Boh, l'ultima. Dai, non ci credo. Che schifo. L'ultima polpetta di oggi. È per sempre. Basta, non mangerò mai più polpette nella mia vita. Oliose, proprio grosse, gonfie. Scandaloso. Un livello fatto e neanche l'ho finito. Sto gioco e non lo farò mai più, raga. Basta. Vi ringrazio per essere passati e per aver guardato il video. Se non dovreste vedere mai questo video è perché sono morto. Vi ricordo che in descrizione troverete la pagina di Instagram e la pagina di Facebook. Passate su tutte e due. Seguitemi su Instagram perché caricherò delle foto che non vedete nei video. Io, raga, vi prego di lasciare un botto di like perché per fare una cosa del genere... Io ho perso 15 anni di vita minimo, ve lo posso giurare. Ogni domenica ci sarà una challenge simile a questa, ma non farò la stessa, ovviamente. Iscrivetevi al canale per supportarmi e io vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi. Non dobbiamo morire nemmeno una volta.